Mi senti? Pronto? Forse non so se ci siamo. Proviamo nuovamente a ripristinare il collegamento appunto con Piotta, perché tra l'altro avevo fatto una domanda molto particolare, forse non doveva rispondere a questa domanda. Ricordiamo appunto che abbiamo parlato appunto di quello che è il messaggio appunto che viene dato ai giovani, appunto, gente spesso sente quasi il bisogno di compiere degli atti tipo come l'evasione delle tasse, roba del genere. Però poi naturalmente, ecco, nuovamente siamo in linea, nuovamente ecco, Ecco, ci siamo, dottore, ecco. scusa. Avevo Mi preso. dispiace Non ti male preoccupare. perché sai che quando siamo io e te facciamo sempre delle bellissime chiacchierate con argomenti molto anche intensi e seri, per cui farlo così al telefono Non ti mette preoccupare, del cioè. male. Però comunque no, voglio andare avanti di quella cosa che mi dicevi, che poi di cui ho un po' perso. Sono arrivato fino all'indulto. È così, no, diciamo che io so che benissimo, tu oltre ad essere un grande, un bravissimo musicista, un rapper, un grande conoscitore appunto di quello che è la scena musicale, tu sei anche un grandissimo osservatore appunto del nostro tessuto sociale. Qual è il messaggio? Prima l'indulto in qualche modo ha abbonato reati come corruzione, concussione, soprattutto riferendomi appunto all'evasione delle tasse, prima anche reati finanziari. Qual è secondo te il messaggio che è stato dato? Innanzitutto negativo, positivo e se. A seconda della tua risposta, quale messaggio, com'è stato questo messaggio appunto per i giovani? Ma cioè, nel senso che, guarda, l'indulto apparentemente a livello etico può sembrare una forma di perdono, però diciamo che quando questo perdono viene fatto per proteggere pochi potenti a discapito della massa, credo che poi da un esempio che forse può avere delle cose positive diventa invece un banale scambio di favori a livello politico e di potere, per cui il messaggio che non ho ricevuto io, però tante altre persone con cui ho parlato, è piuttosto negativo. Perciò diciamo è stato un po' uno scivolare su una buccia di banana di questo governo, effettivamente. Guarda, onestamente sì, insomma, tante cose che pensavo potessero girare meglio, invece non mi sembra che stanno prendendo il verso giusto, per cui non so, non mi alzerò più dal letto la prossima volta per votare. No, non lo so, comunque il mio dovere e diritto me lo prenderò sempre e quindi andrò lì magari a costo di fare una bella scheda bianca. Bene, allora per il momento io direi una cosa, di farvi ascoltare innanzitutto l'altro brano che avevamo appena sfumato quando abbiamo cercato di riprendere la linea, appunto che è con cantato appunto in collaborazione con Mariangela, che tra l'altro ricordiamo ha partecipato proprio Sì. all'ultimo festival di Sanremo. E poi naturalmente dopo questo, innanzitutto parliamo un attimo di questo brano prima di ascoltarlo. Ma E è un'analisi un po' del rapporto uomo-donna fatto negli anni 2000, quindi dove io cerco questa donna ideale e non la trovo mai, o meglio, alla fine la trovo, ma è lei che non vuole stare non con me, proprio con nessuno, perché in quanto, tra virgolette, insomma, moderna, vede questa modernità come essere comunque completamente libera da vincoli. Anche sentimentali. Logicamente questa è un po' accentuata, insomma, questo tipo di rapporto che comunque esiste nella società, però è una fetta, insomma, di ragionamento che esiste e qua diventa un po' protagonista all'interno della canzone. In realtà poi comunque una donna può essere benissimo moderna e avere benissimo un vincolo sentimentale dove il rapporto è veramente, insomma, alla pari, però diciamo che alcune volte, insomma, c'è appunto questo sentir dire che per essere una donna libera deve essere indipendente da tutto, compreso anche eventuali vincoli sentimentali. Perciò io direi a questo punto di farla ascoltare, poi naturalmente dopo ci sentiremo nuovamente e prenderemo, Va cioè, bene. un collegamento più tardi, naturalmente come previsto in scaletta, perché poi tengo a far ascoltare più tardi una canzone molto importante, insomma, non vedo l'ora di arrivarci e voglio parlarne. Comunque per il momento ci ascoltiamo Ehi e noi ci sentiamo più tardi, insomma, Va bene, a tra poco allora. nel corso del Ciao a tutti programma. quanti, buon Bene, ascolto. ascoltiamoci, Ciao. salutiamo appunto Piotta e ascoltiamoci appunto dall'album Multiculti, appunto Ehi, cantato insieme a Mariangela, appunto in coppia con Mariangela, che ricordiamo ha partecipato all'ultimo festival di Sanremo.
Ed eccoci nuovamente in studio dopo questa bellissima canzone, appunto, dal titolo Ehi, appunto, cantata in coppia con Mariangela, appunto, da Piotta, e che fa parte, appunto, di questo album Multiculti, appunto, l'ultima fatica discografica, appunto, di questo artista romano dalle mille risorse. E a questo punto la linea, ci fermiamo ancora per un attimo perché la linea passa alla regia, perché mentre prima era la pubblicità ad incombere, questa volta è l'informazione di Radio Roma. Linea a Simone Garofoli. Radio Roma, al centro delle tue emozioni. Radio Roma. Radio Roma. State ascoltando Radio Roma. Studio, e torniamo ancora a parlare con Piotta. Eccoci, appunto, stiamo parlando, appunto, dell'album. Abbiamo ascoltato questa bellissima canzone Giovani d'oggi, tratta, appunto, dall'ultima fatica, appunto, di questo eclettico e interessantissimo artista romano, e, appunto, Multiculti. Di nuovo eccoci in linea. Ciao Tommaso, ciao, eccomi. Eccomi qua. Sei ancora in autostrada? Sì, ora sto fermo. Bene, a questo punto questo è l'ultimo collegamento che facciamo, sempre che la linea... grillo non in mezzo allo strada. Sì, certamente, no, perché dice, no, magari in diretta ci ascoltava la polizia strada e veniva subito a fermarti, no. Assolutamente no. Non si usa la corsia d'emergenza per parlare con Radio Roma, si usa l'autogrill e cominci nuovamente a parlare con te. Tenevo moltissimo a far ascoltare questa canzone, che in qualche modo è uno spaccato di verità, forse, di quello che... il mondo dei giovani di oggi, e non sei il già qualcuno aveva toccato questo tema, appunto, dei giovani. Ricordo un grande Franco Califano qualche anno fa in una bellissima canzone, e mi fa molto piacere che tu abbia toccato questo tema, e questo qui è stato in collaborazione, appunto, con Bassi Maestro e Turi. Esattamente, dalla Calabria fino a Milano, quindi un po' un'analisi fatta dal nord al sud su tutta l'Italia. Logicamente quello che tengo a dire è che è un'analisi senza giudizi, cioè un'analisi, anche questa, molto sarcastica su alcuni cliché che ci sono di questo famoso scontro generazionale, che pare che ogni 10 anni ce ne sia uno nuovo. In realtà viene fatto da noi, insomma, io, tu e Basti abbiamo tutti 30 anni, per cui fatto da persone che sono giovani, non sono ancora padri, ma in fondo, se ci fosse un'altra situazione, potrebbero anche esserlo, e per cui fatta sì, quasi un po' da una persona esterna, no? Che sa capire i problemi sia del figlio che del padre, che ormai, insomma, a 30 anni è un po' in una situazione a metà come analisi, però ecco, senza dare giudizi, giocando un po' su, ecco, la battuta che può fare il nonno se vede un ragazzo con i pantaloni larghi, sulle problematiche delle droghe leggere, quindi anche a livello etico l'adulto come si pone rispetto a questa cosa, tutta una serie di cose di questo tipo. Senti, ma non generalmente, sì, diciamo, c'è sempre lo scontro generazionale che si rinnova ogni 10 anni. Effettivamente il mondo degli adulti ha sempre guardato, da sempre direi, perché tra l'altro io proprio ultimamente stavo sfogliando un libro che parla, appunto, di tendenze giovanili a partire dagli anni 50 ad oggi, e sono state sempre, effettivamente, i giovani hanno fatto sempre tendenza e sono sempre distaccati da quello che era il mondo degli adulti. E che poi quei giovani che poi sono diventati adulti e sono sempre distaccati dal mondo di quelli che degli nuovi giovani che poi sarebbero diventati ancora adulti. Questo è un giro di parole. Ma cosa hanno di diverso, secondo te, i giovani d'oggi rispetto a quelli, per esempio, che 40 anni fa imperversavano per esempio al Piper, nel cosiddetto shake, oppure l'epoca della minigonna, dei capelloni, insomma, ecco. Sì, dell'epoca, guarda, beat, la mia opinione beat, questa, diciamo, cosa, guarda, è che non cambia assolutamente niente, cioè, nel senso, cambia il nome della droga leggera, cambia il nome del cantante del momento, cambia il vestito, una volta è largo, una volta è stretto, ma l'attitudine di fondo è sempre quello, cioè che comunque uno in giovane età, in quella fase che è il capire se stesso e il mondo che lo circonda, si ritrova inevitabilmente in una fase di contrasto comunque tra lui e il mondo di fuori, nel tentativo di capire le cose che gli piacciono e che non gli piacciono, e di cambiare anche quelle che gli piacciono, facendo proprio leva sulla sua sicurezza di giovane uomo o giovane donna. Però ecco, c'è questa forma quasi automatica di rifiuto, di protesta e di tentativo di cambiare. Poi, quando andare avanti nel tempo, questa fase si sopisce, ma non è detto che non ci sia, cioè c'è in altro modo.